Esulteremo per la tua vittoria.
Santa dei carni e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Salve a te, Signore, rispondici, ma manco ti va a mancare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
La tua parola, Signore, rimane in eterno. La tua parola, Signore, rimane in eterno. La tua fedeltà per ogni generazione. Rimane in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La tua parola, Signore, rimane in eterno. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Thank you.
Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Adesso è il momento dell'accoglimento, poi il tanto erbo e la benedizione eucaristica possa arrivare a tutte le nostre case, a tutte le nostre famiglie, a chi ci segue in questo momento attraverso i mezzi di comunicazione. Questa mattina c'è stata in ogni comune d'Italia un ricordo dei defunti di questa epidemia del coronavirus. Anche noi adesso ci associamo a quella preghiera per i defunti, per le persone che ancora soffrono nei vari ospedali, nei vari centri ospedalieri. Preghiamo soprattutto per chi si occupa dei malati del coronavirus, i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, ma anche tutte quelle persone che in tanti modi, in tante forme, cercano di superare questa epidemia, questa emergenza così ormai universale, attraverso l'impegno della loro responsabilità sociale, civile, cristiana, e anche soprattutto per chi è chiamato in questi momenti difficili a guidarci a livello amministrativo. Ecco, per tutte queste intenzioni la nostra preghiera di adorazione e la benedizione del Signore ci dia forza, sostegno e speranza.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Cantiamo la conclusione di questo momento di preghiera, il canto della Beata Caterina Sottini, Madre Maria, Madre dell'Incarnazione, ci ricorda proprio questo momento importante dell'adorazione eucaristica, questo guardare il Signore, lasciarci guidare da Lui per poter insieme camminare per le vie del tempo verso il Regno di Dio. Sempre alle ore 16 nella chiesa di Santo Spirito.